Come tutti ormai sappiamo, le Mega Evoluzioni sono una particolare feature introdotta nei giochi Pokémon a partire dalla sesta generazione e da Pokémon X e Y, ma fino a poco tempo fa eravamo all'oscuro di molte cose riguardo ad esse. Sapevamo che si trattava di un legame tra Pokémon e allenatore, ma oltre a conoscerne la potenza, degli effetti che potremmo definire collaterali causati da esse, non abbiamo mai saputo nulla di che. Questo perlomeno fino a Pokémon Sole e Pokémon Luna. La settima generazione ha infatti posto probabilmente la parola fine al periodo delle mega evoluzioni e sembra averlo fatto in una maniera molto particolare. Se infatti è vero che queste sono state relegate nel dopolega di Alola senza peraltro aggiungerne di nuove, sulle mega evoluzioni sono state fornite finalmente delle descrizioni all'interno del Pokédex, descrizioni che mettono in luce, in molti dei casi, un fattore piuttosto sconvolgente. Sembra infatti che le mega evoluzioni modifichino per il breve lasso di tempo nel quale si attivano la genetica stessa di molti Pokémon, che se in alcuni casi li rende semplicemente più forti, in molti altri li porta a dei comportamenti pericolosi, spesso anche per il Pokémon stesso, in quanto si accenna alla sofferenza che la Mega Evoluzione provoca a chi la attua. Ma andiamo a leggerne subito qualcuna. I rapporti di Gengar sono distorti, il nemico non gli interessa finché non sarà percepito come preda. Grazie alla Mega Evoluzione il suo bambino cresce, ma essendo il bambino in grado solo di combattere e nient'altro, la madre è preoccupata per il suo futuro. L'influenza della Mega Evoluzione lo lascia in un continuo stato di eccitazione, perfora i nemici con le sue grandi corna prima di farli a brandelli. La Mega Evoluzione ha influenzato anche il suo cervello, abortendo ogni funzione eccetto il suo istinto distruttivo di bruciare qualsiasi cosa, rendendola cenere. Quando si Mega Evolve, diventa molto più aggressivo del normale. Si dice che ciò avvenga perché l'eccesso di potere gli causa dolore. Come conseguenza della Mega Evoluzione, il suo istinto combattivo è esploso. I segni gialli sul suo corpo sono cicatrici di una lunga vita passata a combattere. La Mega Evoluzione alimenta la sua brutalità, che potrebbe addirittura ritorcersi contro il suo allenatore. È stato soprannominato la Mezzaluna iniettata di sangue. La Mega Evoluzione ha stimolato il suo cervello. Ne è emerso un Pokémon spietato, che si aggrapperebbe ad ogni meschinità pur di assicurarsi la vittoria. Le sue ostentate ali diventano falci, portandolo all'ira e alla pazzia. Spiega le sue falci selvaggiamente, riducendo la terra in brandelli. Si prepara ad affrontare i suoi nemici concentrandosi sulle loro energie mentali. Il suo stile di combattimento può essere sintetizzato con una parola: spietato. Ecco dunque ciò che provoca il legame tra allenatore e Pokémon: aumento della brutalità, della sete di sangue, pazzia e sofferenza per i Pokémon, vittorie e gioie per gli allenatori. Addirittura nel caso di Kangaskhan, una delle mega più utilizzate in assoluto, la mega evoluzione comporta danni al cucciolo, un po' come i bambini palestrati e imbottiti di steroidi che subiranno seri danni nella crescita. Sembra quasi che i Pokémon, legandosi agli umani, ne prendono gli aspetti negativi oltre che aumentare la propria forza, ma forse tutto ciò era in un qualche modo già previsto. Forse questo nuovo lato rivelato delle mega evoluzioni è un modo per dirci: ehi, non è una cosa così bella, non ne creeremo altre. Insomma, una sorta di escamotage di Nintendo per giustificare il fatto che non verranno più create nuove mega evoluzioni, una scappatoia che personalmente trovo geniale. Insomma, non penso che mega evolverò mai un Pokémon con la stessa leggerezza con cui lo facevo prima. E voi? Considerate la vostra gloria più importante? Considerate il vostro titolo di campione più importante? Oppure, guardando in faccia il vostro Pokémon, vi riprenderete la mega pietra che gli avete dato? Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se così vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, commentate con la vostra opinione su questo argomento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto,
Mi raccomando, passate anche dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati su tutte le attività del canale e mi raccomando ragazzi, il profilo Instagram e Telegram sul quale rilascerò cose sempre inedite. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video!